Mercoledì 20 giugno 2018, sono le 12.32 minuti in questo istante, benvenuti a una nuova diretta con Good Morning Milano, sempre qui da Milano News per raccontarvi Milano, i protagonisti della città e quello che succede in città. Cosa succede? Beh, succede che fra pochi giorni inizia un importante festival a Milano, il Festival Mix, e vogliamo raccontarvelo per bene, tant'è che abbiamo qui con noi oggi due ospiti che ci racconteranno tutto quello che c'è da sapere sul Festival Mix 2018. Diamo il benvenuto a Beniamino Varrese. Ciao. Buongiorno Beniamino. E a Amedeo D'Atena. Buongiorno. Ciao. Amedeo, grazie mille. Buongiorno. Di essere qui con noi oggi. Allora, Festival Mix, ho detto, aggiungiamo 32esima edizione, ma che cos'è il Festival Mix? Chi me lo racconta? Beh, il Festival Mix è il cinema, il festival del cinema LGBT e queer culture di Milano. Allora, già sono delle parole che il nostro pubblico sì. Fa fatica. Allora, LGBT. Lesbiche, gay, trans e queer culture. Sì, queer. Cosa rientra nella cultura queer? Allora, aspetta, ti faccio questa domanda che non ti ho detto prima. Questa è cattiva, non te l'ho detto fuori onda. Questa è difficile. Allora, queer è un po' un termine ombrello. Cioè, di tutti, un po' include chiunque abbia un'identità o comunque un orientamento sessuale diverso da quello che è un po'. Non binary, no, so che c'è anche questo, giusto o sbaglio? No, non solo non binary. C'è anche quello. Anche, c'è anche, sì, non binary, comunque tutto lo spettro che può esserci nell'identità e nell'orientamento sessuale. Ok, un festival di cinema che toccano, sì. dove tutti i film toccano queste tematiche, giusto o no? Sì, esatto, un po' abbiamo cioè si sfrutta un po' questo termine ombrello qui anche per includere un po' film o documentari che toccano certe tematiche anche di militanza che poi entrano nel festival, quindi abbiamo comunque una selezione, un programma che tocca molti temi, anche non in modo specifico dell'universo LGBT, però anche queer culture, quindi abbiamo un programma molto ampio da quel punto di vista. 32esima edizione a Milano, ormai una ricorrenza che tutti gli anni arriva qua del Festival Mix. Cosa ci dobbiamo aspettare dall'edizione di quest'anno? Se vuoi proseguo un po' io. Sì. Diciamo che quest'anno è il programma, abbiamo lavorato molto per scegliere documentari, lungometraggi, cortometraggi, cercando ovviamente di mantenere una qualità alta, discutendo molto all'interno del gruppo anche su questo tema di che cos'è un festival gay, che cosa significa oggi fare un festival LGBT. E come al solito anche quest'anno il festival sarà nella location del Piccolo Teatro e oltre ai film ci sarà un calendario ricco di musica, performance, anche teatrali, presentazioni di libri. E, insomma, si cerca di coinvolgere in senso ampio il ventaglio della cultura appunto queer, facendo di Milano un punto di riferimento vivo e attivo di questo movimento culturale. Hai detto che appunto ne avete discusso anche tra di voi. Che cosa vuol dire fare un festival del cinema LGBT in questo momento storico a Milano? Allora vi chiedo, com'è cambiato il festival invece in questi anni? So che voi, diciamo, operativamente da poco che siete all'interno del festival, ma so che alcuni di voi sono spettatori da tantissime edizioni. Quindi, com'è cambiato il festival? Cos'è cambiato? Che cosa qual è stato i cambiamenti dovuti anche, infatti, agli avvenimenti o comunque semplicemente al cambiare appunto di chi poi operativamente ci lavora giornalmente? Da un punto di vista di chi ci lavora, un po' i mezzi di comunicazione hanno cambiato anche il modo di fare programmazione, quindi con l'avvento di internet c'è un accesso più facile anche però a una quantità maggiore di materiale, quindi il processo di programmazione diventa più complesso o è alternativamente più semplice nel momento in cui devi ci faccio prima ad arrivare agli artisti, sì, ma poi ho molti più artisti rispetto, esatto, prima, esatto, che poi questo può essere anche un vantaggio perché magari puoi dare anche un'impronta tua più personale a quella che sarà la programmazione del festival. Poi il festival di per sé invece è cambiato, diciamo, in questi anni sta subendo un cambiamento un po', sì, cioè abbastanza evidente, forse noi anche siamo un po' il segno di questo cambiamento. Perché ci lavoriamo, questo è il primo anno in cui collaboriamo alla programmazione del festival. Diciamo che è evoluto, così, sì, come sono evolute le battaglie
a livello politico, culturale, sociale della comunità LGBT in Italia e non solo. Quindi probabilmente da un festival più underground che si è fatto strada piano piano a partire dagli anni 80 e dall'86, che fra l'altro è l'anno in cui sono nato, quindi è molto una coincidenza. All'età del festival. All'età del festival, per caso, però probabilmente ha fatto fatica all'inizio a trovare sostegno, poi piano piano ha ricevuto sostegno delle istituzioni, anche di sponsor esterni, diventando poi, grazie anche all'appoggio del Piccolo, che chiaramente è una location unica che crea anche un'atmosfera eccezionale, come dire, per la proiezione di un film, si è affermato sempre di più. Oggi il mondo LGBT, come dire, ha più accesso anche a fondi, perché, come dire, per molti brand è una cosa che fa gioco appoggiare delle sì, battaglie. È un pubblico come un altro, in un certo senso. Da un certo punto di vista, sì, però rimane, come ben sappiamo, una battaglia che purtroppo è all'ordine del giorno e in realtà è spesso messa in discussione. Infatti, proprio questo volevo chiedere questo. Appunto, le battaglie devono essere cambiate molto in questi 32 anni, immagino, nel senso che se prima magari era proprio anche solo il festival rimaneva in una zona molto di underground, anche dove faceva fatica a farsi vedere, adesso invece ovviamente altro che underground, ma come sono cambiate le battaglie e quanto il festival è ancora legato a questo bisogno di fare appunto battaglia, diciamo? Anche su questo c'è un grande dibattito all'interno del festival. Sì. Un collettivo di ragazze segue, Immaginaria segue la programmazione dei film di tematica lesbica, okay. Quindi in realtà noi ci dividiamo i film, e questo è un segno, perché i film, come dire, per esempio i film a tematica lesbica devono essere, come dire, visionati da loro, scelti sì. da loro, devono avere una regista donna, quindi ci sono delle linee guida e c'è un nucleo molto militante anche dentro sì. Festival Mix, che è anche un po' stato portato dall'anima di Giampaolo Marzi, che l'ha, come dire, diretto per praticamente tutti gli anni, dalla nascita in qualche modo. E quindi questa militanza rimane. Noi, come dire, siamo un po' i portavoce delle generazioni più giovani, che hanno avuto davanti a loro una strada forse fin troppo spianata rispetto alla possibilità, cioè non voglio negare che sia stato difficile per esempio per me fare un cammino rispetto alla mia identità sessuale, però rispetto probabilmente agli anni 80 la nostra strada è stata spianata, quindi noi sentiamo forse meno l'urgenza politica, ma in realtà è una cosa in cui ci rendiamo conto, ma è, appunto, basta, è fin troppo semplice citare le parole di Fontana, sì, 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 Penti, sì, piuttosto che quelle del Papa della scorsa settimana, cioè ci sono ancora dei muri. Sì. Insomma, come dire, dal Papa ancora me lo aspetto, da un politico forse un po' meno, diciamo. Sì, quindi in realtà c'è ancora un'urgenza anche per noi, c'è tanto lavoro da fare, e poi basta uscire dall'Italia, perché il cinema è un linguaggio internazionale, quindi chiaramente noi ospitiamo film cercando anche di dare spazio a voci che vengono da altri paesi, e chiaramente la battaglia per avere una vita sessuale, come dire, legata alla propria identità sessuale, libera dai dogmi della tradizione, della religione, è una battaglia che c'è, purtroppo, e comunque è l'ordine del giorno nel mondo. Da quanto ho capito, insomma, all'interno del festival dibattete tanto, nel senso che, da quanto ho capito, le tematiche non sono facili neanche per voi, in un certo senso, cioè soprattutto per tutti i distinguo che giustamente bisogna fare all'interno di un movimento sì. così ampio, che insomma, anzi, credo, se sbaglio, si va sempre più ad allargare anche. Sì, lo spettro, la sigla LGBT in alcune versioni aumenta. Sembra che aumentano le consonanti, sì, le vocali. Esatto, le vocali. Quindi sì, diciamo che la comunità è in continuo movimento. In più è una comunità comunque che anche, diciamo, strizza l'occhio, comunque segue anche altre tematiche intorno alla diversità o comunque al dover integrarsi, diciamo, giusto o no? Sì, diciamo, anche quest'anno, diciamo, il manifesto di quest'anno del Mix, appunto, ogni anno c'è un tema, qual è? Di quello di quest'anno è l'inclusione in generale, e un po' il motto di quest'anno è l'una non esclude l'altro. Il manifesto è stato scritto insieme ai ragazzi di Gay Statale, che è un'associazione universitaria della Statale di Milano, e sì, un po' si affronta il tema delle identità parallele, un po', questo è un termine che viene utilizzato. Identità parallele, sì, nel senso che non bisogna spaventarsi o
di un qualsiasi tipo di identità o personalità o di combinazioni di queste identità e personalità. Quindi si può essere gay e cattolici, oppure lesbiche, informatiche, tutta questa diversa. Sì, poi abbiamo fatto un po' di pubblicità e un po' di in questo senso, abbiamo un po' pubblicizzato il nostro manifesto, appunto, diciamo, così. Che la nostra convinzione è che la frontiera non, come dire, si spinge sempre più in là, nel senso che non si tratta solo di riconoscere una minoranza e di accettare quella specifica, okay, minoranza. Il discorso più interessante anche della comunità queer LGBT è che in realtà la differenza deve essere accettata, chiaramente nei limiti del rispetto delle norme sociali, però è la differenza che ha un valore. Non mi lascia un po' perplessi dover fare un ragionamento così, nel senso, banale dal punto di vista della logica, però ancora doverlo fare nel 2018 in una nazione come l'Italia? Sì e no, perché in realtà a livello psicologico individuale, cioè per quanto queste belle parole tutte le possiamo pronunciare, è quotidiana la percezione della difficoltà di accettare il diverso. Cioè, che cosa spaventa secondo voi del diverso? Il diverso ci mette in difficoltà perché... Cioè, me lo chiedo, cioè, immagino che questo sia un altro di quelle discussioni che fate all'interno spesso, immagino. Sì, beh, questo non solo all'interno della programmazione del infatti. Festival Mix, questa è una... Cioè, che cosa è? Fondamentalmente, secondo me, cioè, per quanto ognuno di noi può ha delle proprie peculiarità, vogliamo essere accettati, vogliamo essere... Cioè, per poter accedere alle strutture, tra virgolette, economico, politiche, del potere, comunque un minimo di adeguamento ci deve essere. Questo adeguamento ha tante forme. Sì, diciamo, quindi... che secondo me la paura un po' nasce dall'educazione che ci viene, dalla cultura da cui veniamo. Un po' questa paura nasce dopo un certo momento, secondo me viene, appunto, è figlio della cultura e della storia che un po' ci portiamo dietro a livello individuale. Poi infatti di solito si fa l'esempio dei bambini, dei ragazzi che mostrano questo tipo di paura o comunque di rigetto nei confronti del diverso. Sì, ovviamente di accettazione, come dicevo, appunto, è fin troppo semplice, però possiamo tirare in causa anche il discorso sull'immigrazione, cioè la difficoltà di accettare. Adesso c'è un'emergenza ovviamente in corso molto più grande di noi, però la difficoltà di accettare il diverso, perché comunque mette in discussione l'accesso che io, in quanto persona normale, ho a una serie di risorse che possono essere il lavoro, la ricchezza, la diversità ci mette in difficoltà. Quindi è per questo che dico che la cultura LGBT porta una lezione in generale di lavoro sulla diversità, che è importante, che vogliamo... Ed ecco, forse appunto anche da qui il titolo, appunto, il tema di quest'anno sull'inclusione, molto più allargato. Come vengono scelti i film che arrivano poi al festival? So che voi, insomma, avete lavorato anche in questo campo, giusto? Eh sì, è un processo abbastanza lungo. Inizia con un po' il frequentare, cominciare a analizzare quelle che sono le offerte dei festival più internazionali, più importanti, a partire da Berlino. E quindi poi anche quest'anno siamo stati infatti a Berlino a un po' vedere quelli che erano i film che potevano interessarci della categoria un po' LGBT, che ormai ogni festival internazionale include, e quindi da lì si inizia, da lì, per poi fare una ricerca anche più approfondita con distributori e quindi poi la visione ovviamente di un bel po' di film, lungometraggi, cortometraggi, documentari. Quanti titoli alla fine avete deciso di portare quest'anno al Mix? Siamo a più di 50 titoli quest'anno. Okay. E tra i titoli, diciamo, abbiamo le lungometraggi anche in anteprima nazionale, in anteprima anche assoluta in un caso. E tra documentari anche abbiamo dei titoli molto interessanti. Abbiamo il documentario su MIA, quindi cantante. Sulla cantante MIA, sulla rapper MIA londinese. E che quindi, è un esempio anche di come il concetto di programmazione LGBT viene in qualche modo elastico, perché deve reagire anche un po' al tempo presente. MIA, il film su MIA, non ha una tematica LGBT, nel senso che è il racconto di una persona che arriva con la sua famiglia in Inghilterra, da qualche modo rifugiata,
una famiglia di immigrati dallo Sri Lanka, della minoranza Tamil, e come dire, è il racconto di come lei elabora la sua esperienza e in qualche modo diventa una pop star incredibile, ma si fa comunque portavoce della sua, del suo passato, della sua tradizione, e continua a lottare, come dire, la celebrità non la guasta, cioè okay. È un sogno che non la corrompe, e questa battaglia, appunto, comunque è una battaglia per la propria individualità, per la propria differenza, ci è sembrata troppo un'ispirazione. Quindi abbiamo lottato per avere questo film che, essendo un film enorme, con una protagonista famosissima, avrà sicuramente una qualche forma di distribuzione in Italia, avrà già un distributore, però noi ci tenevamo tantissimo che fosse incluso all'interno del Mix. In anteprima lo potremmo vedere al Mix. In realtà è già stato a Biografilm, però è stato a Berlino, poi no, in Italia, dico, in Italia è in anteprima. No, in Italia è stato al Biografilm, che è il festival di I Want the Picture, che sarebbero i distributori. Ma in realtà, appunto, in questo caso, anche se tendiamo a dare la priorità anteprime proprio per portare film nuovi, è così importante, diciamo, è sembrato troppo. È una bellissima parola, quella di ispirazione, appunto. Che, insomma, sì, perché abbiamo bisogno di modelli, di persone che in una cultura comunque ossessionata da insomma, di modelli ne vediamo troppo spessi, che forse invece sono modelli negativi, anzi, sì, da un certo punto di vista. Quindi, insomma, benvengano modelli positivi, sì, invece. Sì, modelli positivi. Voi li avete visti tutti i 50 questi titoli? Diciamo di sì, quasi, perché come ho detto prima Beniamino, un po' un'altra parte della programmazione è curata da altre persone, siamo un bel team. Allora di posso chiedervi, allora, senza far torto a nessuno, quali sono i vostri film preferiti che ci sono al Mix di quest'anno? Ok, vai Beniamino. Noi abbiamo gusti molto diversi, quindi no, è perfetto, non abbiamo perché gusti diversi. Già il documentario su Miami, sì, documentario su Miami, quello piace tutti e due, assolutamente da vedere, sì. Meraviglioso. Poi io inizierò con un film lesbico, quindi vado fuori dal mio recinto, magari si arrabbieranno addirittura, però è un film che abbiamo visto insieme, io ho amato tantissimo, si chiama Nina, film polacco, il racconto di una famiglia normale che tenta di avere un figlio, ma che non riescono ad averlo, quindi in qualche modo coinvolgono una ragazzina per cercare di in qualche modo fare un figlio con lei, ed è un film veramente che mi è piaciuto dal punto di vista del linguaggio cinematografico, del racconto, una recitazione pazzesca, tra l'altro avremo l'attrice che verrà a presentarlo. Sì. Abbiamo moltissimi ospiti, attori, registi che vengono a introdurre il film. Poi un film che ho voluto tantissimo si chiama Mr. Gay Syria, che è un documentario che racconta di alcuni rifugiati siriani omosessuali in Turchia, e quindi di nuovo che unisce un po' dei temi molto urgenti oggi, come quello appunto dell'immigrazione e di questo conflitto fra culture tradizionali e istanze legate all'identità sessuale. Anche questo film sarà presentato da un'associazione, Il Grande Colibrì, che da anni lavora anche per creare un dialogo all'interno della comunità musulmana sull'omosessualità e non solo. Quindi è un film bellissimo ed è venerdì alle 4, questo venerdì alle 4 al Piccolo Teatro Studio. Poi abbiamo adorato entrambi Tinta Bruta, sì, Marilyn. Marilyn è un film che molto ci ha colpiti. A Berlino siamo riusciti, sì, beh, effettivamente un film che nonostante sia un'opera prima per il regista è diretto con una grande maturità e un grande controllo anche di quello che può essere stato il risultato finale, un film molto forte. Ricordiamo bene le date, del festival. Inizia domani dal 21 al 24 giugno, e domani inizieremo con l'apertura alle 20 con il film Favola di Sebastiano Mauri con Filippo Timi, e fino al 24 avremo la chiusura con Freak Show di True Styler con Alex Lothar, che saranno anche ospiti al Alex Lothar è l'attore, ha fatto molte cose fra cui The End of the Fucking World, la serie Netflix e quindi lui è un po' la nostra star che parteciperà al festival. Una cosa che so che ci tenete anche a dire è che di solito queste cose non si dicono mai, perché è invece il prezzo delle proiezioni, perché ci tenete molto a questo. Sì, il Mix si impone un po' non soltanto come un'occasione di aggregazione per la comunità, ma anche come un importantissimo evento culturale di Milano, anche perché da 2 anni ormai offre la tessera e quindi l'accesso a tutti i film a soltanto 10 euro. Che è un prezzo molto basso, diciamo, per l'offerta di 50 titoli. E quindi
diciamo, rispetto anche a una media di un festival che sta sulle 60-70 euro, invece noi lo offriamo un po' a 10 anche per incentivare la partecipazione. Ecco, siamo quasi in chiusura, una domanda difficile che non vi ho detto prima e quindi potete anche non rispondere e dirvi che non ve l'avevo detto che lo facevo. Ben capito che se faccio parte della comunità LGBT, vabbè, mi sento a casa, vengo e sono in una zona protetta in cui potermi divertire e vedere bellissime storie. Non faccio parte della comunità LGBT, anzi è un tema che sì, ho sentito parlare ma non più di tanto. Perché dovrei venire al Mix Festival? Beh, perché ci sono film bellissimi, perché c'è un'atmosfera bellissima, comunque ci sarà la musica dalle 6 del pomeriggio sul sagrato del teatro, e quindi per un po' per vivere anche un po' la città. Si potrà vedere ore e ore di programmazione di film, di anteprima e non, al Teatro Strehler, che è una bellissima location, a un prezzo molto basso. Poi quindi appunto la speranza, come abbiamo detto, è che uno possa portare anche la propria individualità, sì, l'idea che si crea un dialogo con la città. La cosa bella sarebbe appunto che la comunità musulmana venisse a vedere il film sui rifugiati siriani, e infatti abbiamo provato anche a coinvolgerli, o che ne so, l'anziano che magari... Adinolfi, lo so, ad esempio, un appello, sì, certo. Adinolfi che fate la testa da gold. Certo, sarebbe lo invitiamo a presentare un film, se vuole. Sarebbe bello che appunto gli anziani che magari hanno dei pregiudizi, che vedono il gay pride e che si spaventano, in realtà partecipassero e capissero che non deve essere una ghettizzazione, al contrario, deve essere un modo per creare un dialogo e per invitare tutti a capire che qualunque sia la tua individualità, è giusto che tu faccia un lavoro per accettare. Beh, per abbiamo capito che Beniamino il prossimo anno al marketing lo mettiamo, cioè, no, certo. Perfetto, da questo punto di vista. No, però ci credo, nel senso. Beh, perché questo, ci crediamo, diciamo, questo devo dire che si vede, traspare. Insomma, mi dicevate prima, è da febbraio all'incirca che siete dietro alla festa, quindi insomma un bel po' di mesi, e comunque c'è tutta una struttura dietro che lavora giornalmente da 32 anni, diciamo, a questo festival, e credo che insomma il primo passo sia proprio quello di crederci, no? Sì, sì, come in tutto, passione. Ricordiamo allora bene le coordinate del Festival Mix, prego. Allora, dal 21 al 24 giugno al Teatro Strehler, la tua programmazione è tutta su festivalmixmilano.com. E per fare la tessera associativa, fino ad oggi si va su produzionidalbasso.com cercando la 32esima edizione del Festival Mix, offrendo a 10 euro si può già accedere a tutte le... Invece se il biglietto viene comprato lì, c'è la tessera. Da domani la tessera allo Strehler costa 15, quindi l'ingresso costa 15. Ma in realtà su produzionidalbasso invece se avete 15 euro potete fare di più invece, sì, no? Certo. Sono vari step anche. Con vari step si può se comprare avete 20 euro potete anche la maglietta del Mix, che c'è anche in versione nera. Quindi insomma, la borsa del Mix, una tazza. Comunque poi ci saremo anche noi e tante altre persone. Già questa, scusa, la buona ragione allora per andare al Festival Mix. Sì, possiamo parlare dei film. Beniamino Amedeo lì, quindi insomma potete già questa allora è un buon motivo per venire al Festival Mix, va bene? Certo. Allora ricordiamo, da domani. Sì, alle ore 20. Dalle ore 20 fino a... Fino a domenica. Domenica lì non si sa che ora. Maratona Mix, si parte alle 15 le proiezioni fino a mezzanotte. Poi ricordiamo appunto che tutte le sere invece ci sarà comunque qualcosa sul sagrato del piccolo, quindi comunque si può passare, immagino, venire a bere una birra lì, sì, con certo, voi. C'è l'aperitivo offerto da non lo so. C'è la libreria. C'è la libreria Antigona all'interno. E poi forse possiamo fare un piccolo scoop, visto che siamo qua su Facebook. Una star dei social media, esatto. Martina Dell'Ombra, che è una figura incredibile, che esce dall'ombra e arriva. Entrerà al Festival Mix per portarci un messaggio domenica sera. E noi che... Ho paura del messaggio che mi potrebbe portare. Però è comunque geniale. Ci sembrava importante coinvolgerla. Quindi. Benissimo. Allora, davvero, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo allora da domani sera al piccolo. Tutte le coordinate, tutte le indicazioni le trovate anche sotto la nostra diretta, con i vari tag e i siti che vi abbiamo messo, anche nell'articolo poi che pubblicheremo più tardi sul nostro sito. Io vi ringrazio tantissimo allora, e buon festival. Grazie. Va bene. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News in diretta dai nostri studi. Good morning Milano, torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.